tu rappresenti quello che è lo sport. Quando io vado a qualche conferenza, dico sempre ai genitori e ai nonni: avvicinate i vostri figli, i vostri nipoti allo sport. Lo sport salva la vita. Lo sport è perciò favoriamo lo sport a tutti. E Francesca questa sera è un esempio. Grazie Francesca. È la seconda volta in questa bellissima sede e in questo ammirevole comune che ha fatto molto per la lotta contro le barriere architettoniche, perché tutto il centro praticamente è stato sistemato a livello comunale in modo che tutti possano accedere ai negozi. Questa è una cosa meravigliosa che andrebbe presa come esempio per tutta Italia. Io proporrò questa situazione nel mio club prossimamente, perché veramente è una cosa molto molto importante. E mi fa molto piacere essere per la seconda volta a contatto con la campionessa Porcellato, che veramente ha ottenuto risultati incredibili ed è un esempio da seguire. E mi auguro che possa accettare di diventare testimonial nella lotta per le barriere architettoniche. Questo è un service che vorremmo portare avanti, magari lo potremmo portare avanti tra vari club, ecco. È una proposta che faccio in questa sede. Gerso Buchmann, espatriò, scappò dalla Germania, andò a Londra e iniziò, essendo un pioniere della riabilitazione, a interessarsi dei paraplegici in particolare. In Italia abbiamo avuto il dottor Antonio Maggio del centro di riabilitazione di Villa Marina a Ostia, che è stato anche il padre delle prime Paralimpiadi, fatte a Roma nel 1960, pochi giorni dopo la chiusura delle Olimpiadi, la 17ª edizione dei Giochi. 400 atleti in rappresentanza di 23 nazioni, non molto. Immaginate quanti passi in avanti ha fatto il movimento paralimpico, che adesso le Paralimpiadi che seguono i Giochi Olimpici sono di pari livello sportivo, di pari livello mediatico, e tanto c'è ancora da fare comunque. Io sono contro l'uso di certi termini, da prima integrazione, poi inclusione. Dobbiamo solamente fare una cosa: vivere e crescere assieme. Grazie. Adesso lascio la parola al nostro sindaco, che farà un saluto. Ecco, grazie a tutti. Allora, anzitutto grazie Virginia di averci invitato a questa serata meravigliosa. Io e Francesca ci siamo conosciute ancora quando io ero assessore delle vecchie amministrazioni. Grazie per le belle parole che ci ha rivolto, che ha rivolto al Comune di Peschiera, perché realmente il Comune di Peschiera è stato attento a che il paese venisse fruito da tutti. Giustamente lei dice che è corretto non utilizzare il termine inclusione, quindi è vero, però io credo che l'episodio che abbiamo sentito al telegiornale, tristissimo, che è accaduto su dei treni, non vale neanche la pena nominare, perché effettivamente non sono neanche da nominare, però è un segnale che la strada è ancora tanta da fare. Quindi dobbiamo sicuramente combattere, come diceva la collega, lo sport è lo strumento giusto perché tira fuori il meglio e fa superare i limiti alle persone e consente di avere ancora la forza di combattere con queste abominevoli realtà che a volte purtroppo accadono ai giorni nostri. Quindi non bisogna mai mollare. Quindi il tuo lavoro è ben lungo, Francesca, ancora, e tutti noi siamo con te, noi amministratori. E dobbiamo porci come veramente come traguardo questa cosa e come linea di partenza il fatto di fare in modo che finalmente si possa convivere tutti e serenamente. Quindi grazie di essere qua, grazie della tua tenacia, quindi non solo nello sport ma anche nel manifestare quanto con la tua presenza, con la tua persona, quanto è importante e quanta strada abbiamo ancora da fare. Virginia utilizza questo termine che è l'inclusione, che quindi è un termine molto bello che ci piace, per cui noi siamo assolutamente a disposizione per migliorare ancora il nostro territorio e per migliorare ancora i cittadini di Peschiera, perché noi possiamo lavorare sui nostri giovani, sui nostri cittadini. Credo che a Peschiera, spero,
di non venire smentita, ma credo che a Peschiera alcune situazioni così brutte non accadono. Però insomma, ripeto, il lavoro che possiamo fare e dobbiamo fare è quello lungo. Quindi Virginia, Francesco, buon lavoro. Adesso vediamo se per caso ho ancora 2 minuti. Allora vorrei presentare chi poi questa sera porterà avanti questa bella chiacchierata tra Matteo e Francesca, che parleranno di questo stupendo libro che io ho messo qui, ma poi chi volesse lo può prendere, ed è La rossa volante. Questo libro che io sì, è stupendo, anche perché La rossa volante ha un suo perché, no? Cioè, il titolo di questo libro è chiarissimo, è legato naturalmente ai capelli di Francesca e alla velocità con cui arrivò al traguardo di una gara. E questo sarà il libro che poi Alberto Cristani, abbiamo detto giornalista sportivo e editore di Sporti Più Magazine. Sporti Più Magazine è un giornale stupendo che parla di sport, e che si trova... Adesso lo lascio raccontare, che sei più chiaro, più dettagliato. Grazie Virginia, buonasera. Beh, intanto un grazie pubblicamente a Virginia, l'ho già ringraziata per avermi coinvolto in questa serata, insomma, piacevole. Trovarsi insieme persone che hanno un unico denominatore comune, quindi parlare di cose interessanti con un linguaggio semplice, senza giri di parole, quindi andare diretti al sogno. Ma faccio una piccola premessa, andare in vista, Sporti Più c'era 14 anni su Verona, adesso si è un po' diffuso in tutto il Veneto, si trova solo in un momento che abbiamo voluto ottimizzare i costi, come si dice, quindi stampare le copie quasi in modo mirato. E a fianco a questo, faccio una piccola promozione, partirà domenica, proprio questa, su Telemo e successivamente su Telepace, una trasmissione che si chiamerà All in Sport. Un camion contro una bambina di 18 mesi non è facile che rimanga prima, invece io, nonostante tutte le fratture, tutto quello che ho riportato durante l'incidente, non sono morta, e infatti quel giorno io lo chiamo il mio secondo compleanno, perché è una rinascita. È nata la rossa volante, non lo sapevamo ancora, ma è nata la rossa volante. Sorriso. E all'età di 6 anni, quando mi danno la prima carrozzina, per me nasce il desiderio di farla correre veloce, di avere il vento che tra i capelli, sbatti in faccia, e nasce il sogno per diventare una bella. Ecco, questi passaggi sono fondamentali, perché a 6 anni, negli anni 70, dunque una bambina piccola che decide di cosa vuole fare da grande, decisa, determinata a realizzare questo sogno, in anni in cui la disabilità è vista come tabù, non è semplice, non è stato semplice, è stato molto molto complicato. Ma io sapevo che si poteva fare, e ho lavorato. Nel libro racconto di sfide affrontate con la mentalità chiusa dell'epoca, ma abbiamo scoperto che i giorni nostri hanno fatto tanti passi in avanti, ma li dobbiamo fare ancora gli episodi che sono successi l'altro giorno, ma che succedono ogni giorno, perché già chi occupa il parcheggio riservato ai disabili è ottuso, ha inciviltà. Non posso dire parlaccio, se non è un altro libro. Però sì, e dunque c'è tutto questo percorso, tutte queste affronti che ho affrontato, scusate il gioco di parole, ma è così, che poi mi hanno resa la Francesca di oggi, ma che hanno reso mi hanno resa forte, tanto da realizzare il mio sogno di correre veloce, che poi ho realizzato nel migliore dei modi, perché io non volevo solo correre veloce, poi ho corso velocissima con tanti mezzi differenti. Tutti questi passaggi fondamentali che non sono scontati, è un'Italia che cambia, c'è proprio il racconto di un'Italia che cambia, un'Italia che cresce, un movimento quello paralimpico che vi si raccontava prima
nasce da pochi atleti, grazie a persone che hanno avuto la mentalità molto aperta, che hanno visto oltre, e adesso raccontiamo di atleti che vengono riconosciuti per strada, fanno autografi, scrivono libri e soprattutto si parla di sport a 360 gradi. E qui c'è una sfida, qui c'era molto da raccontare, non sminuendo una storia che va detto a livello nazionale e internazionale da pochi uguali. Forse il giornalismo contemporaneo l'ha sottovalutata nella narrazione, colpevolmente o no, questo non sta a me dirlo, però non è così frequente trovarsi di fronte a una vita come quella di Francesca, a una carriera sportiva come quella di Francesca. Tre sport, non è tre discipline, sono tre sport diversi, sono tre mondi diversi, due stagioni differenti. Non ci interessa che orme lasciamo sul terreno. Lo sport è agonismo, è competizione, ma è anche benessere. Ecco, deve significare queste cose. Basta distinzioni, assolutamente sport minori, sport d'élite, no, lo sport è uno e deve essere tale. Io sto lavorando per questo, voglio togliere il paralimpismo, vorrei parlare di olimpiadi, vorrei parlare di agonismo, di atleti, ma vorrei togliere questo para che è distintivo e già fa separazione. E purtroppo questa separazione viene appunto dal mondo paralimpico. Dunque dobbiamo crescere tutti insieme. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare più professionisti, più professionali, ma soprattutto toglierci queste barriere, queste separazioni, tutti quanti. E allora sì, allora potremmo dire che lo sport è unico e avremo capito la vera essenza dello sport. Deve aiutare chi è meno fortunato. E dunque noi abbiamo anche questo compito e questo ruolo. Io racconto sempre che le medaglie paralimpiche hanno un significato maggiore delle medaglie olimpiche, non perché abbiano più o meno valore, perché poi ogni medaglia ha il proprio valore, ma hanno un significato che portano luce in un movimento, in un settore dove c'è bisogno ancora di crescere e c'è bisogno di comprensione, di capire. E dunque queste medaglie valgono molto di più in questo senso, servono perché la cultura migliori, perché la società sia più inclusiva, dobbiamo dirlo, perché non siamo ancora arrivati all'inclusività, quella che vorremmo. E dunque lo sport serve anche a questo. E noi atleti abbiamo questo compito, non solo quello di far segnare dei buoni tempi al cronometro o di fare le grandi prestazioni. Oltre a questo abbiamo anche il compito di portare avanti questi messaggi.